Teramo, droga, studenti minorenni, 15 arresti, oltre 2 kg di hashish sequestrati. Campobasso, omicidio mica trotta, in appello pena ridotta per De Vivo che dovrà scontare 11 anni e 6 mesi di reclusione. Europee, boccia del Partito Democratico a Pescara per sostenere Di Pasquale, elezioni spartiacque a Isernia, grande partecipazione per Arianna Meloni. 15 bandiere blu all'Abruzzo, la new entry è Ortona, il Molise conferma Campomarino e Terni. Campobasso quartiere Vazzieri con i rubinetti al minimo, Molise Acque respinge le accuse di Grimm. La banca di credito cooperativo Abruzzo e Molise chiude con il botto, soddisfatti il direttore Di Marco ed il presidente Pacchioni. E infine lo sport, il Pescara è in crisi dopo l'eliminazione dai playoff. Questa sera alle 21.30 ad Extra Time la bandiera Marco Sansovini. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione. Siamo in diretta, in apertura c'è la cronaca, lo avete sentito dai titoli. Andiamo a Teramo, parliamo dell'operazione Quei Bravi Ragazzi, droga a minori. 15 arresti, 4 persone ai domiciliari, 11 in carcere, ci riferisce tutto Chiara Bonatti. È partita alle prime luci dell'alba l'operazione Quei Bravi Ragazzi nelle città di Teramo, Jesolo e Rovigo. I carabinieri delle stazioni competenti hanno eseguito 11 misure cautelari, 7 di custodia cautelare in carcere e 4 ai domiciliari per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra loro anche un minorenne. Di questi 11, 4 stranieri e il resto tutti teramani. Un'indagine che ha visto impegnati anche il Tribunale di Teramo e il Tribunale dei Minori dell'Aquila. Nasce proprio dall'arresto di un minorenne avvenuto lo scorso anno, che ha consentito al NOR dei Carabinieri di Teramo di svolgere in maniera accurata, attraverso attività tecniche e intercettazione, e comprendere il sistema come veniva articolato. È un sistema complesso dove l'aspetto più importante è rappresentato dal fatto che soggetti minorenni non sono soltanto acquirenti di sostanze stupefacenti, ma gestiscono loro stessi il traffico di stupefacenti nella zona di Teramo. Ciò veniva soprattutto sul lungo fiume e nella zona della Piazzetta del Sole, insomma nella zona del Teramano. E nel corso delle attività sono state compiute operazioni di sequestro di sostanze stupefacenti, sono stati compiuti arresti in flagranza, quindi dei riscontri oggettivi all'attività tecnica operata dai carabinieri. Un'indagine durata oltre un anno che, grazie ad appostamenti, immagini di video, sorveglianza e testimonianze, ha portato nel corso dei mesi a trarre in arresto altri 10 soggetti in flagranza per un sequestro complessivo di 2 kg di hashish e pochi grammi di cocaina. Attraverso i social e WhatsApp e una parola d'ordine, gli indagati riuscivano a mantenere il traffico di stupefacenti. È stata un'operazione molto complessa quella operata stanotte, a partire dalle prime luci dell'alba, che ha portato ulteriormente al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente, a dimostrazione appunto che gli odierni indagati erano tuttora attivi in questa attività di spaccio che ha interessato in modo epicentrico il territorio teramano, in particolare la città capoluogo. Ci ha portato, per eventi del tutto occasionali, non abbiamo documentato episodi di spaccio in tal senso, anche al di fuori del territorio teramano, sul territorio nazionale, dove abbiamo rintracciato un altro indagato. È preoccupante nella misura in cui tra gli acquirenti e tra i principali basisti dell'attività figurano molti minorenni, per cui è preoccupante per questo aspetto. Tant'è vero che tanti riscontri sono stati operati nelle pertinenze di istituti scolastici o comunque in zone abitualmente frequentate da giovani, come la famosa Piazzetta del Sole, Piazza San Francesco, i Giardini dei Caduti di Nassiria, tutte zone che, diciamo, per sentito dire, si dicevano sempre in zona di spaccio, noi lo abbiamo documentato effettivamente. Ed ora l'omicidio di Natale a Campobasso, un anno e 6 mesi, e questa la condanna in secondo grado per Gianni De Vivo, che in primo grado aveva avuto 15 anni. La Corte d'Assise d'Appello di Campobasso ha accolto questa mattina la richiesta di concordato avanzata dall'avvocato dell'imputato Mariano Principe. De Vivo è stato scagionato dall'accusa di rissa e porto d'armi abusivo dell'arma che uccise
il giovane geometra campobassano Mica Trotta la notte di Natale del 2021 in via Vico. Sentiamo tutto da Fabiana Abbazzino. Oltre 2 ore di camera di consiglio per i giudici, è stata una mattinata di attesa al Palazzo di Giustizia del capoluogo per sapere come il secondo grado avrebbe potuto cambiare le sorti di Gianni De Vivo, condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi di reclusione per la morte di Cristian Mica Trotta nella notte di Natale in via Vico. In tribunale a Campobasso per De Vivo ha preso infatti il via il processo d'appello, udienza a porte chiuse con l'imputato collegato in videoconferenza. La difesa ha proposto un concordato per la riduzione di un terzo della pena, 11 anni e 6 mesi per l'omicidio e l'assoluzione per il possesso del coltello e la rissa. Poi la lunga attesa per la decisione che ha ritardato rispetto ai tempi previsti. Infine il verdetto con l'accoglimento del concordato e la pena ridotta, soddisfazione espressa dal difensore, l'avvocato Mariano Principe, a caldo della decisione che segue una richiesta precisa voluta soprattutto dall'imputato. È stato assolto per il porto del coltello, è stato assolto per la rissa, sono state confermate invece le sentenze in ordine all'omicidio con una riduzione significativa di pena a 11 anni e 6 mesi. Quindi per noi tecnicamente è una soddisfazione, è una pena che, voglio dire, non c'è bisogno di un tecnico per capire questo, è una pena che si avvicina più all'omicidio preterintenzionale che non all'omicidio volontario. Quindi diciamo dal punto di vista tecnico noi siamo soddisfatti. Amarezza invece per i legali di parte civile. Ciò nonostante noi abbiamo detto la nostra. Abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità, per certi versi anche l'indignazione, ma questo è. Nel procedimento parallelo a carico dell'altro personaggio si è avuta una sentenza per rissa, oggi c'è stata un'assoluzione per rissa, è ovvio non all'avvocato, non al giornalista, ma al comune cittadino chiedersi questa rissa tra chi si è verificata, visto che il condannato è solo uno. E la giustizia noi la dobbiamo accettare. Se i miei assistiti dovessero ritenere di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sarò disponibilissimo ad assisterli anche in quella sede. Immaginate un poco di avere un familiare giovane che finisce morto ammazzato e a Campobasso sono 11 anni e 4 mesi. E ovviamente la condanna per Gianni De Vivo è di 11 anni e 6 mesi e non un anno e 6 mesi, come ho erroneamente detto lanciando il servizio della collega Fabiana Abbazia. Ora la politica, le europee con Arianna Meloni a Isernia. Per noi c'era Pasquale Damiani, sentite. È arrivata nel centro di Isernia con la pioggia e mentre stavano effettuando le riprese di un film, ma scesa dalla macchina si è resa subito conto di trovarsi di fronte tanta gente, accorsa numerosa da ogni parte del Molise, non per assistere alle scene di un film, ma per verificare le iniziative che il primo partito d'Italia metterà in campo per le prossime elezioni europee. Con quale spirito si pone Fratelli d'Italia alle prossime europee? Centrale oggi, come stiamo cercando di lavorare per un'Italia centrale in Europa, così cercheremo di lavorare per un'Europa che sia centrale in Occidente. Arianna Meloni, 48 anni, in politica da 30, sorella di Giorgia, ha responsabilità pesanti al vertice del partito, ma non le piace la ribalta. Preferisce lavorare dietro le quinte, ma il suo ruolo è di fondamentale importanza per la stessa Premier. Presso la terrazza del Bar Centrale ad accoglierla i parlamentari molisani Elisabetta Lancellotto e Costanzo Della Porta, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, gli assessori Michele Iorio e Salvatore Micone, il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Desiano Tardonato e quello regionale Filoteo Di Sandro. Grazie a Giorgia Meloni, al governo Meloni, l'Italia ha fatto sì che potesse ritornare al centro della nostra Europa e noi stiamo investendo tantissimo in questo. Vogliamo che il successo che abbiamo avuto alle politiche del 2022 possa essere anche quello che ci sarà nel 2024. Arianna Meloni è sì la sorella di Giorgia, ma è anche il capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento, una persona che ha un ruolo di primaria importanza nel partito. Ci fa piacere la sua presenza a Isernia per inaugurare questa campagna elettorale e elezioni europee. Fratelli d'Italia sulle ali dell'entusiasmo per queste prossime europee, Pallante? Beh, innanzitutto accogliamo Arianna Meloni, come sapete è la responsabile nazionale, e quindi è per noi un piacere riceverla e che prosegue quel raccordo con i territori che
nel DNA del nostro partito da sempre, che oggi vede questo importante incontro proprio nella nostra capoluogo di provincia qui a Isernia. Nel suo intervento Arianna Meloni ha affrontato i temi più urgenti del momento, tra questi l'obiettivo di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni europee e il ruolo della sorella Premier. Alle ultime politiche hanno scelto Fratelli d'Italia, hanno scelto il centrodestra, secondo me anche per questo, perché hanno trovato quella stabilità che ci ha reso forti anche sul piano internazionale. L'Italia e soprattutto l'autorevolezza di Giorgia Meloni in Europa è riuscita a cambiare in solo un anno e mezzo l'immagine di questo paese, che prima era considerato il fanalino di coda dell'Europa, adesso viene guardato con attenzione. Il 9 giugno si voterà in Europa, ebbene, è lì che faremo davvero la differenza e sarà quando il nostro sogno, che è stato oggi costruire e cominciare a ricostruire l'Italia, potrà realizzarsi anche in Europa, quando cominceremo anche lì a portare il nostro modello. Noi siamo stati i primi a parlare dell'Europa dei popoli, dell'Europa delle tradizioni, ed è quella l'Europa che vogliamo. Dobbiamo riscoprire quell'orgoglio di sentirci europei. Ecco, io lo dico in una parola che spesso viene utilizzata, l'ha utilizzata Giorgia qualche anno fa: la fiamma divampa. E allora portiamo questo messaggio in Europa. Ancora le elezioni europee, ma andiamo a Pescara. Sono uno spartiacque, lo ha detto il capogruppo in Senato del Partito Democratico Francesco Boccia a Pescara per sostenere la candidatura di Manola Di Pasquale. Sentite. Le amministrative, Costantini mi ha detto che vinciamo, Pescara ha bisogno di una prospettiva, le europee che Francesco Boccia, Pescara per l'assemblea regionale del PD, definisce uno spartiacque. Da un lato Giorgia Meloni che guida una coalizione divisa su tutto, dall'altra il PD che vuole un'Europa più forte. Siamo molto preoccupati, dice, perché sul super bonus c'è il rischio che migliaia di imprese falliscano a causa della scelta di retroattività fatta da Giorgetti, e ci tocca assistere alle divisioni nella maggioranza. A proposito dello spacca Italia di Calderoli, attacca Marsilio che aggiunge: ha distrutto la sanità, si appella agli abruzzesi, votando PD si dà forza al salario minimo e al disegno di legge Schlein che prevede più risorse per la sanità e la cancellazione dei tetti di spesa voluti dal governo Berlusconi in cui la Meloni era ministro. Votando per il Partito Socialista in Europa, per il Partito Democratico in Italia, si vota per l'Europa del debito comune, della difesa comune, del fisco comune, del welfare comune, delle pensioni comuni, dei salari comuni. E votando Giorgia Meloni a destra si vota per i fili spinati, per la regressione culturale sui diritti, per le politiche culturali alla Vannacci, e non è l'Italia che noi conosciamo. In attesa dell'arrivo di Elly Schlein, che sarà a Pescara venerdì, il capogruppo dei senatori del PD tira la volata alla candidata abruzzese Manola Di Pasquale. Un'affermazione di famiglie di molto di destra nel Parlamento europeo potrebbe mettere in discussione i diritti acquisiti, quindi dobbiamo assolutamente impegnarci tutti per la maggiore affermazione dei diritti delle persone, delle libertà, della donna, delle discriminazioni, dell'accoglienza, ma anche per farli attuare appieno dall'Unione Europea. E la mobilitazione del partito è importante, noi abbiamo i voti come Regione Abruzzo, come diciamo, famiglia progressista della Regione Abruzzo per le elezioni di un eurodeputato. Per il segretario dei Dem, Daniele Marinelli, l'assemblea di ieri è stata molto importante perché lancia la fase cruciale della campagna elettorale che riguarda sia le elezioni amministrative in tanti comuni, sia il voto europeo. Ed ora le elezioni amministrative, iniziamo da Campobasso, poi andremo a Monte Silvano, l'area dell'ex Roxy ed il centro storico di Campobasso al centro del progetto di rigenerazione urbana proposto dalla candidata sindaco Maria Luisa Forte, che ieri è intervenuta all'incontro che ha fatto il punto sul tema con esperti del settore. Per noi c'era Fabiana Bazia.
Una città che ha la sua energia ma che può mettere il turbo. Maria Luisa Forte, candidata a sindaca del centro-sinistra a Campobasso, fa proprie le parole pronunciate dall'architetto Roberto Tognetti, esperto di rigenerazione urbana e direttore della fondazione Riusiamo l'Italia, che dopo 15 anni torna nel capoluogo per un incontro che vuole mettere al centro idee, progetti e strategie innovative per la città, dove la priorità è quella di un'urbanizzazione che sappia favorire la qualità della vita. Noi pensiamo per esempio dell'ex stadio Romagnoli a un parco verde dove tutti possano poi trascorrere del tempo, dai bambini ai giovani alle persone meno giovani, perché noi vogliamo attrezzarlo, vogliamo far sì che si possano fare spettacoli di vario tipo, eventi, concerti, così come nel centro storico vogliamo appoggiare sicuramente i giovani che vogliono tornare a vivere nel centro storico, ad esempio gli studenti con il microcredito o chi vuole intraprendere un'attività commerciale, un'attività ricettiva all'interno del centro storico. Futuro e sviluppo possibili nel capoluogo molisano anche per l'esperto. È una città che ha una struttura urbana di tutto rispetto, del rango effettivo di una città capoluogo in una regione particolare molto come dire, caratterizzata dall'ambiente, dal rapporto con la terra, con l'agricoltura, e che ne fa una miscela straordinaria, insomma, per interpretare il futuro. Presente all'incontro anche il sindaco di Civita Campomarano, comune che in Molise è simbolo di una rigenerazione fondata sulla street art. Oltre che con delle azioni che prevedano una rigenerazione, diciamo, anche sociale ed economica di piccoli centri che chiaramente nel corso degli anni hanno principalmente sofferto dello spopolamento. Tema quello della riqualificazione, dove fondamentale resta una progettualità in grado di intercettare forme di finanziamento capaci di trasformare idee in realtà. L'idea è quella di prendere spunto per nuovi progetti, quindi per accedere a nuove forme di finanziamento e scrivere nuove proposte progettuali che vadano a rivitalizzare beni immobili non utilizzati fino adesso, sia pubblici che privati, per creare nuove imprese, nuove attività. Ma innovare e rigenerare sono anche paradigmi della coesione sociale attraverso progetti come quello del portierato di comunità per promuovere il benessere e l'inclusione. Il portierato di comunità è stata definita come una best practice in Europa ed è un incubatore di socialità dove i bisogni delle famiglie vengono in qualche modo supportati, sostenuti attraverso la stessa comunità che si automette in ascolto ognuno dei bisogni dell'altro. Tra il centrodestra con l'aspirante sindaco Aldo De Benedittis, che ha incontrato i candidati consiglieri dei popolari, Franco De Santis. I candidati consiglieri dei Popolari per l'Italia hanno incontrato ieri sera il candidato sindaco per il centrodestra al comune di Campobasso, Aldo De Benedittis. Introdotto dal segretario regionale dei Popolari, Vincenzo Niro, l'aspirante primo cittadino si è confrontato sul programma della coalizione. Programma che, come ha spiegato Niro, è il frutto di una interlocuzione che prosegue con i cittadini e che sarà il punto di snodo per ridare a Campobasso il ruolo che merita. De Benedittis ha mostrato la sua disponibilità alla condivisione e al dialogo con i cittadini. C'è entusiasmo in giro, la gente risponde, il campobassano rispondono, mi vedono come una persona cresciuta, nata a Campobasso, come uno di loro, e questa è la cosa importante. Abbiamo una bella squadra alle spalle, 6 liste di tutte persone valide, capaci e che hanno molti voti, quindi penso che ce la potremo fare, anzi dobbiamo farcela al primo turno. Sempre con il contatto diretto con i cittadini, io li devo guardare in faccia, loro devono guardare me, e in questo modo credo che i cittadini risponderanno nella maniera migliore possibile. La riunione si è conclusa con un confronto tra i candidati coordinato dal segretario, il quale ha già messo in agenda 2 nuovi incontri a stretto giro. La campagna elettorale, ha detto Niro, va affrontata con entusiasmo e responsabilità. Supporteremo la coalizione e il candidato sindaco con uno sforzo profondo, mettendo a disposizione la nostra esperienza e le nostre competenze. Possiamo dire che dopo il sorteggio parte finalmente la campagna elettorale, che è la parte più bella di un primo risultato, quello di aver costruito e messo insieme uomini e donne di esperienza, ma anche nuove esperienze che vengono a mettersi a disposizione della comunità campobassana per colloquiare con i cittadini, anche se nella fase di preparazione del programma elettorale
Più volte noi siamo stati presso di loro ad ascoltare nelle varie zone della città di Campobasso quelle che erano le particolarità, le esigenze di zone, di quelle zone che purtroppo in questi 5 anni sono state completamente abbandonate, forse poco considerate. Noi riteniamo che invece la città di Campobasso deve riprendere il suo ruolo di capoluogo di regione. Andiamo a Montesilvano, Fratelli d'Italia punta al primato anche nel comune adriatico. Questa mattina la presentazione sul mare per i 24 candidati che sostengono il sindaco uscente Ottavio De Martinis. Per noi c'era Valentina Cerlanto. 13 donne e 11 uomini, una predominanza anche a livello locale che è un segnale importante per un partito guidato a livello nazionale dalla Premier Giorgia Meloni, diretto da una donna, la sorella Arianna Meloni. Un fattore questo che potrebbe incidere non poco sulle elezioni amministrative di Montesilvano, appuntamento in cui Fratelli d'Italia si presenta a sostegno del sindaco uscente Ottavio De Martinis. La presentazione dei 24 candidati in riva al mare, risorsa questa su cui l'amministrazione ha puntato per lo sviluppo turistico, e Stefano Cardelli, coordinatore provinciale di Pescara di Fratelli d'Italia, ambisce al primato nella coalizione. Una lista fatta da amministratori di lungo corso che hanno consolidato il rapporto con noi negli ultimi 5 anni, a pieno sostegno del sindaco Ottavio De Martinis, che ha ben fatto, e nel principio che la continuità amministrativa è fondamentale per completare dei progetti, anche e soprattutto in virtù della nuova Pescara. Estendere la differenziata a tutta la città, oltre che completare i cantieri in corso e ampliare strutture come il Paladin Martin, sono alcuni punti del programma di De Martinis. Accanto avrà l'ex sindaco Pasquale Cordoma, che insieme all'ex assessora Deborah Comardi è convinto che si possa proseguire sul cammino tracciato. Abbiamo pensato di presentarci in coppia per dare un contributo da parte mia di esperienza alla nuova amministrazione e da parte dell'assessore Comardi un lavoro di continuità per il lavoro che aveva già svolto. Veniamo da 5 anni di buona amministrazione, ovviamente non si fa sempre in tempo a migliorare il lavoro svolto finora, e penso soprattutto, specialmente in questo momento di maggior bisogno, ai servizi da dare alle famiglie in difficoltà, e questo credo che sia una priorità della nuova subentrante amministrazione. L'Abruzzo ottiene 15 bandiere blu, una in più del 2023, ed è all'ottavo posto nella classifica nazionale. I vessilli della FE per mare pulito e spiagge attrezzate a 13 località della costa e 2 lacustri. Le città costiere sono Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Pescara, Francavilla al Mare, la New Entry, Ortona, Fossa Cesia, Vasto, San Salvo, oltre ai laghi di Villa Lago e Scanno. 2 bandiere blu ottenute dal Molise con Termoli e Campomarino, che esultano, un riconoscimento che mi rende orgoglioso e soddisfatto delle peculiarità della nostra splendida cittadina e del lavoro svolto dall'amministrazione. Le parole del sindaco di Campomarino Silvestri a margine della cerimonia di consegna, che ha visto la partecipazione anche del governatore del Molise Francesco Roberti. Ed ora a Campobasso, rubinetti a singhiozzo nel quartiere Vazieri. Questa mattina conferenza stampa di Molise Acque, che respinge le accuse di Grimm. Conferenza stampa seguita per noi da Rita Iacobucci. Dal momento in cui Molise Acque ha comunicato il rischio di una riduzione della potenza elettrica erogata per via delle difficoltà a pagare la fornitura di energia, la Grimm e i comuni, che alla società hanno affidato la gestione del servizio idrico, avrebbero potuto e dovuto intervenire perché i serbatoi non si svuotassero del tutto. Il CDA dell'azienda speciale regionale che si occupa di captazione e adduzione delle risorse idriche respinge le accuse dopo i disagi riscontrati a Campobasso e Venafro domenica, con rubinetti a secco in alcune zone dei 2 centri. Molise Acque quindi ribadisce: la riduzione del flusso è stata una scelta obbligata, altrimenti il fornitore di energia ci avrebbe applicato il regime di salvaguardia, che comporta un aumento dei costi dell'80%, ma quel che è avvenuto dimostra che il sistema non funziona. Faccio l'esempio di Campobasso. A fronte di una riduzione del flusso idrico che è passata da 320 litri al secondo
a 270 litri al secondo, quindi si è trattato di una riduzione minima a cui noi purtroppo siamo stati assolutamente costretti per non andare in salvaguardia, perché altrimenti sarebbe aperto un buco nero nel bilancio di Molise Acque e quindi della Regione. A fronte, dicevo, di questo piccolissimo e minima riduzione, alcune zone sono rimaste senza acqua. Dopo lo scontro a colpi di comunicati, l'ente di Via De Pretis getta però acqua sul fuoco. Il presidente Stefano Sabatini chiede un'audizione all'intero Consiglio regionale e l'attivazione di un tavolo di confronto per intervenire sulle falle del sistema idrico, vale a dire la dispersione elevatissima che si registra e i pagamenti delle forniture che non arrivano. L'80% delle nostre entrate deriva dalla Grim, che gestisce i comuni. Purtroppo noi abbiamo un grosso credito nei confronti della Grim. Se possiamo dare una mano a capire quali sono le difficoltà, lo vogliamo fare, però dobbiamo sederci subito a un tavolo, perché dobbiamo affrontare due problemi urgentissimi, improcrastinabili, da oggi. Primo, eliminare le perdite di tutti i comuni, o perlomeno contenerli, in modo che non siamo costretti a fornire il quadruplo dell'acqua di quello che possiamo fornire, e secondo, fare in modo che la Grim sia messa in condizioni di far fronte ai propri impegni nei confronti di Molise Acque, perché se la Grim non ci paga, non noi paghiamo i fornitori, se i fornitori non li paghiamo ci mandano in salvaguardia e succede un autentico disastro. Io spero che finalmente queste cose siano capite e ci si metta mano. Da parte nostra c'è tutta la disponibilità a collaborare. Ed ora andiamo a Teramo, stato di agitazione tra i dipendenti del servizio guardaroba della ASL. Sentiamo i sindacati intervistati da Chiara Bonatti e poi la replica dell'ASL. Proclamato lo stato di agitazione per i sindacati del servizio guardaroba dell'ASL Teramo, i sindacati, dopo che la ditta Hospital Service per il servizio lavanolo è subentrata al precedente concessionario, esprimono preoccupazione per le condizioni contrattuali proposte. Secondo le sigle, diverse voci sono peggiorative rispetto a quelle riconosciute dal precedente gestore. Un servizio fondamentale, come spiegano i sindacati, che nei prossimi giorni spiegheranno la situazione in maniera più capillare. Viene denunciato il silenzio degli enti coinvolti, come quello della ASL, CGL, CISL, UIL e UGL, chiedono la possibilità di un tavolo di confronto in tutte le sedi competenti. Allora, dal 28 di aprile è subentrata la Servizio Ospedalieri, la Hospital Service nella gestione del servizio di lavanolo della ASL di Teramo. Il cambio appalto è stato un pochettino difficoltoso, a parte tardivo nel tempo, ma ci siamo ritrovati adesso con i lavoratori che non hanno ricevuto lo stesso inquadramento professionale e anche una carenza di ore c'è stata, di ore lavorative. Già qualche giorno fa c'era stato il problema delle divise, che comunque la distribuzione non è stata uniforme per tutti i presidi ospedalieri. In questo momento qual è la situazione? In questo momento la situazione, dalle informazioni che ho ricevuto dal DEC dell'appalto dell'ASL di Teramo, è che stiamo a una copertura del 50%. C'è stato un problema tra l'abbandono repentino della servizio ospedalieri e l'ingresso dell'HS, che ad oggi non riesce ancora a garantire la distribuzione equa e completa degli indumenti per il personale che lavora. Quindi ad oggi si può verificare una situazione di caos, perché non c'è una continuità e una collettività di indosso delle divise regolamentari all'interno dei presidi ospedalieri. Quindi genera confusione anche nella popolazione? Assolutamente sì, potrebbe generare una confusione per l'utenza che si reca presso l'ospedale. È importante ricordare che le divise di lavoro sono dei DP e quindi devono essere uniformati. E tra parentesi, ancora una cosa più importante da ricordare è che la direzione strategica e i vari dipartimenti hanno inserito nelle premialità e negli obiettivi del budget anche l'indosso decoroso della divisa. Ed ora l'ASL di Teramo, che dice una situazione, quella rappresentata dal sindacato, relativa al nuovo servizio di lavanderia all'interno dell'ASL, che contiene parecchie imprecisioni. L'appalto a cui si fa riferimento deriva da una gara regionale bandita ed aggiudicata da Areacom, cioè l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo, per la committenza, rispetto al quale la ASL di Teramo non riveste il ruolo
di stazione appaltante. Ciò premesso, si fa rilevare come in maniera del tutto corretta la Prefettura di Teramo ha semplicemente messo a conoscenza l'ASL dell'incontro con le organizzazioni sindacali e l'azienda vincitrice dell'appalto per il tentativo preventivo di conciliazione. Queste le precisazioni che arrivano dall'ASL di Teramo. Da una agitazione ad un'altra, quella del Corpo di Polizia Municipale di Isernia, sentiamo tutto da Nicola De Santis. Riprende vigore lo scontro tra il CSA, sindacato che rappresenta la gran parte degli agenti della municipale, ed il sindaco di Isernia Piero Castrataro. A 3 mesi dalla proclamazione dello stato di agitazione, poi revocato per consentire lo svolgimento regolare del carnevale delle maschere zoomorfe, riprende la vertenza degli agenti, poiché, come denuncia il sindacato, in 3 mesi nulla è cambiato. In particolare il sindaco non avrebbe provveduto a scindere il Corpo di Polizia Municipale dal settore tecnico. E ciò, a detta di Ettore Cibelli, minerebbe l'autonomia stessa del corpo. Diamo l'autonomia, mettiamo fuori la Polizia Municipale dal settore tecnico, perché il comandante non può essere subordinato a un architetto, senza nulla togliere, per carità, l'architetto che fa il suo lavoro e deve fare il suo lavoro, ma a capo della Polizia Municipale, così è dettato, deve esserci una figura, che sia esso dirigente o funzionario, che rivesta le qualifiche di polizia locale e che sono quelle di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha respinto al mittente le accuse, sostenendo di aver fatto quanto era nelle sue possibilità per gratificare le richieste della municipale. Stiamo cercando di fare il possibile per dare l'autonomia che si può dare dal punto di vista funzionale, ma sapendo bene, come già stato riferito nelle sedi opportune, che bisogna sempre avere un dirigente a capo della Polizia Municipale. L'interlocuzione continua, abbiamo anche scritto al prefetto che alcune criticità sono in via di risoluzione con il regolamento delle elevate qualificazioni e quindi la possibilità che il comandante possa avere questa qualifica. In via di risoluzione anche la questione che riguarda le risorse, sia per le auto che i mezzi della Polizia Municipale, ma anche per quelle cose che ci sono state chieste, e in particolare il personale in più. Faremo una modifica al piano di assunzione del personale nella seconda metà dell'anno, che prevede un nuovo concorso per la città di Isernia per nuovi vigili, affinché si possa attingere a questa graduatoria nei prossimi 2 anni e il corpo della Polizia Municipale possa avere quell'organico che una città come Isernia merita. Un 2023 chiuso con il botto per la banca di credito cooperativo Abruzzi e Molise. Il bilancio è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci domenica scorsa. I lavori sono stati seguiti per noi da Franco De Santo. La banca di credito cooperativo Abruzzi e Molise ha chiuso un 2023 col botto, con tutti i principali indicatori in positivo. Il bilancio è stato approvato domenica 12 maggio all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, riuniti numerosi nel Teatro Comunale Antonio Di Iorio di Atessa. Si tratta di un bilancio di esercizio che evidenzia la concretezza e la bontà delle strategie poste in essere dalla governance della banca in questi anni. I soci sono più di 4.000 e sono in aumento, i clienti oltre 25.000, CET1 capital ratio al 23,49%, sofferenze nette al 0,33%. La raccolta totale a fine anno segnava 509 milioni di euro, gli impieghi sono stati di 197 milioni, con commissioni nette di circa 5 milioni. I risultati sono stati eccellenti della banca di credito cooperativo Abruzzi e Molise, ma ormai siamo abituati, sono 121 anni, noi abbiamo sempre avuto un'attenzione ai conti, ai numeri e all'ordine dei nostri bilanci. Quello che per noi è molto importante è l'attenzione alle persone, alle comunità e quindi al sostegno dei nostri territori, perché crediamo che il benessere di ognuno debba essere condiviso. Quindi il 95% del risparmio, appunto, che noi raccogliamo nei nostri territori lo mettiamo a disposizione per le famiglie e le piccole imprese delle nostre comunità. Per gli obiettivi futuri noi continueremo a sostenere i nostri territori.
Nel corso dei lavori dell'Assemblea sono state rinnovate le cariche sociali, in realtà si è trattato di una riconferma per il presidente Vincenzo Pacchioli e per l'intero consiglio di amministrazione, a ribadire l'apprezzamento dei soci per l'ottimo lavoro svolto e i risultati conseguiti. Il CDA è composto quindi da Vincenzo Pacchioli, presidente, dai consiglieri Ida Campanella, Carmine De Luca, Danilo Di Paolo, Rocco Junior Flacco, Alfredo Iovacchini e Maria Santini. Il collegio sindacale è formato da Gabriele Bascelli, presidente, e da Elita Di Croce e Antonio Zinni, membri effettivi, e Andrea Cacciavillani e Ileana Staniscia, membri supplenti. Il collegio dei probiviri è costituito da Daniel Ngandu Gabonco, presidente, e da Dario Bottone e Anna Rosa Moscatiello, membri effettivi, e Severino Cericola e Luigi Cuonzo, membri supplenti. Il bilancio che approviamo è il bilancio migliore di sempre per i numeri che presenta, però io continuo a dire che più che di valore assoluto di questi dati parliamo di valori relativi, perché ci daranno sicuramente maggiore solidità da un punto di vista patrimoniale e quindi ci permetterà di svolgere la nostra funzione di banca di comunità nel modo migliore. Per quel che riguarda gli aspetti futuri, noi siamo concentrati a sviluppare questa attività di servizi e l'attività bancaria nelle comunità in cui operiamo, e con l'apertura prossima nel futuro di altre due filiali, una a Pescara e una a Vasto, che ci permetterà, diciamo, di coprire tutta la fascia costiera e le zone all'interno dove abbiamo le filiali che sono storiche, quelle dell'Abruzzo e quelle dell'Alto Molise. Un incontro con le future mamme e una visita alle sale operatorie si è chiusa con l'appuntamento dedicato al parto analgesia, servizio che sarà ripristinato al Cardarelli di Campobasso dal 1° di giugno, la settimana rosa dell'ASREM. Rita Iacobucci. Sperimentato qualche anno fa e poi interrotto per motivi organizzativi, dal 1° giugno al Cardarelli di Campobasso sarà riattivato il servizio di parto analgesia. Vincenzo Cuzzone, anestesista e coordinatore dell'unità di recovery room, che insieme alla collega Rossella Calabrese se n'era occupato nel 2021, e il primario di ostetricia e ginecologia Franco Doganiero hanno illustrato i vantaggi e le caratteristiche del parto indolore a un gruppo di future mamme che poi hanno accompagnato a visitare il blocco operatorio. Si è conclusa così la settimana rosa, iniziativa che l'ASREM ha dedicato alla salute della donna e alla prevenzione. È una procedura sicura, insomma, per le donne, che aumenta il profilo di sicurezza dell'assistenza che noi andiamo a dare alle donne gravide. È una libera scelta, viene garantita in modo gratuito completamente alle donne gravide che vogliono usufruirne, prevede l'esecuzione di una peridurale tramite la quale, somministrando anestetici oppioidi, noi riusciamo a togliere quella che è la componente dolorosa della contrazione, in modo tale che per la donna il travaglio sia molto più sopportabile, molto più gradevole, e lei collabori anche di più perché riesce a sincronizzare meglio la spinta sulla contrazione. E ovviamente c'è anche un benessere fetale, perché è ampiamente dimostrato che la percezione del dolore durante il travaglio di riparto si ripercuote sul feto. Dovrebbe ripartire da giugno, sì, diciamo un'azione di cui merita il plauso alla direzione strategica di questo ospedale, che ci ha invitato a ripartire. Adegueranno l'organico in maniera tale da cercare in futuro di garantirlo H24, in modo H24. Parto analgesia, come ha spiegato il collega, offre tutti questi vantaggi, anche se poi richiede anche un maggiore addestramento dell'equipe ostetrica ginecologica, perché, come si sa, l'epidurale può portare anche a una maggiore operatività, nel senso che certe volte si ha un rallentamento del secondo stato e quindi una maggiore accortezza, una maggiore dimestichezza nell'applicazione di ventosa. Ma queste cose i miei già lo sanno fare, perché già hanno fatto diversi corsi, già meno male l'abbiamo fatto, e ci consente di recuperare effettivamente una mobilità passiva non rilevante, però esistente, che io conosco molto bene perché la gente me lo chiede, soprattutto verso la capitale, fate bene fratello, anche San Giovanni Rotondo, insomma una fetta di gente che naturalmente non ha trovato risposta nella nostra struttura. A Campobasso, CSV Molise e Movimento Consumatori parlano di transizione energetica. Il presidente del CSV Molise Massaro dice che le istituzioni devono fare di più, tante famiglie non riescono a pagare le bollette.
La transizione energetica e la produzione da fonti green, i temi al centro dell'incontro che si è svolto nella sede delle CSV Molise di Campobasso. L'evento organizzato dal Movimento Consumatori è finalizzato a presentare il progetto con cui l'associazione informa i cittadini sugli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 per ciò che concerne l'efficientamento energetico. Un vademecum per sensibilizzare la popolazione ad avere comportamenti virtuosi. È un momento importante perché dobbiamo educare, sensibilizzare, comunicare la popolazione a fare dei comportamenti virtuosi, perché soltanto così possiamo migliorare la nostra esistenza. Vogliamo far conoscere il sistema energetico e le prospettive di questo settore che coinvolge tutti, ha spiegato Filippo Poleggi, presidente del Movimento Consumatori Campobasso. Particolarmente importante il tema dei costi della transizione energetica, insostenibili per molte famiglie. C'è anche bisogno, secondo il mio punto di vista, anche di un aiuto da parte delle istituzioni, perché ci sono famiglie che si rivolgono anche a noi ogni fine mese e ci chiedono aiuti economici per poter pagare la bolletta elettrica. E purtroppo questo non lo possiamo fare. Quindi è un tema molto molto importante e sarebbe opportuno veramente coinvolgere un po' tutti, anche le istituzioni, perché si possa risolvere un problema veramente annoso e difficile per la nostra popolazione. Bene, ora vediamo che tempo farà domani in Abruzzo e in Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per mercoledì 15 maggio su Abruzzo e Molise. Sull'Abruzzo pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Venti deboli, mare da mosso a molto mosso. Vediamo ora le temperature. L'Aquila minima 10, massima 25 gradi. Pescara 15-23 gradi. Chieti 13-26 gradi. Teramo minima 14, massima 23 gradi. Anche in Molise pressioni medio-alte interessano la regione, determinando tempo stabile e soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti deboli, mare da mosso a molto mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso minima 14, massima 25 gradi. Isernia minima 14, massima 26 gradi. Termoli 16-23 gradi. Venafro minima 16, massima 28 gradi. Bene, tutto con questa edizione. L'informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Noemi Galuppo. Ora linea alla regia, consigli per gli acquisti tra pochissimo. La pagina sportiva, restate con noi. Siamo allo sport, il Pescara, la crisi del Pescara al centro questa sera della trasmissione Extra Time. Valentina Ciarlante si occuperà anche di tennis con Jacopo Berrettini, mentre a parlare del Pescara ci saranno Ciccio Marotta e l'ex bandiera dei bianco-azzurri Marco Sansovini. Sentite l'anticipazione. Eccoci, tutto pronto per la 30ª puntata di Extra Time. Stasera ore 21.30 parleremo ampiamente del Pescara con una bandiera biancazzurra. Marco Sansovini, ciao Marco. Ciao, ciao. Ben trovato con noi, grazie di essere con noi. Grazie anche a Francesco Marotta. Ciao, Fra. Ciao, ciao. E quindi non potete perdere la puntata di stasera, ampio spazio al Pescara, poi ci sarà uno speciale sugli internazionali di tennis di Francavilla al Mare con grandissimi ospiti, tra i quali Jacopo Berrettini. Vi aspettiamo stasera 21.30, Teleregione Extra Time. Extra Time di nuovo in trasferta con un ospite speciale, Jacopo Berrettini. Ciao Jacopo. Ciao, ciao. Ben trovato. Quindi dovete essere con noi martedì sera, una grande puntata di Extra Time. Vi aspettiamo su Teleregione Canale 17. Bene, ora ci occupiamo del Campobasso che si gode la Lega Pro e anche l'avventura nella Pool Scudetto. La formazione rosso-blu si prepara per la seconda giornata di scena domenica contro il Carpi Franco De Santis.
Prestazione da grande squadra, prova che conferma ancora una volta la bontà del lavoro svolto e la consapevolezza della propria forza. Il Campobasso, se ce ne fosse ulteriore bisogno, dà un segnale molto positivo alla piazza, andando a vincere sul campo di una delle 9 neopromosse nell'esordio della Pool Scudetto, la competizione che assegnerà il titolo di campione d'Italia. Tra l'altro la formazione vincitrice potrà cucire sul petto lo scudetto tricolore. Il percorso del triangolare in cui sono stati inseriti i lupi prevede domani la sfida tra la Pianese e il Carpi, che invece domenica prossima alle 16 sarà di scena allo stadio Molinari per il terzo e ultimo turno del mini girone. La società ha deciso di dimezzare il prezzo dei biglietti per gli abbonati, ai quali sarà riservato il diritto di prelazione sul posto, acquistando il tagliando della gara entro sabato. Al termine della partita ci sarà la cerimonia di premiazione con la consegna della Coppa alla squadra per la vittoria del campionato. Mister Pergolizzi si è detto ancora una volta soddisfatto dei suoi, capaci di onorare al meglio questa appendice di campionato. La squadra ha onorato questo impegno, che per noi è un impegno da rispettare. Poi qualsiasi sia il risultato noi l'avremmo accettato, ma non deve mancare, ecco, l'impegno e il fatto di guardare sempre a ogni prestazione con positività, perché noi crediamo nel lavoro che abbiamo fatto, bisogna continuare a lavorare così. Poi ecco, il risultato è una cosa a parte, ma la continuità e la mentalità sono delle cose positive che uno si deve portare avanti per il tempo. Credo che tutti meritassero di poter giocare, forse con più continuità, avere più spazio. Però purtroppo ecco, devi fare una formazione, poi il fatto degli under e devi fare dei giovani e con i grandi, quindi non è facile mai fare dei cambi. Quindi sto cercando di far giocare a tutti, chi un quarto d'ora, chi 20 minuti, chi un tempo, chi tutta la partita, ma credo che i ragazzi non abbiano nessun motivo per non essere contenti, perché l'hanno dimostrato tutto l'anno facendosi trovare sia pronti ma disponibili anche ad accettare una panchina, o chi è andato in tribuna l'ha sempre fatto nella maniera giusta. Io dico sempre che siamo tutti titolari anche di un minuto di quello, ecco, che ci richiede l'allenatore. Intanto il Campobasso, assieme alle altre 8 neopromosse della Serie D, è stato ricevuto a Firenze dal presidente Matteo Marani e dai vertici di Lega Pro, che hanno illustrato loro regolamenti e norme sulla partecipazione al campionato di Serie C 2024-2025. Per il rossoblù presente il direttore generale Mario Colalillo, accompagnato dall'addetto stampa Giacomo Reale. Ed ora la pallavolo, la B maschile, l'opposto degli Spike Devils. Zanettin, già proiettato sui playoff, lo ha intervistato Francesco Presutti. Ivan, si è chiusa questa stagione regolare in casa, è stata una grandissima stagione con la vittoria della Coppa Italia, con la conquista dei playoff, però ora la gente si aspetta qualcosa di più. Sì, guardandoci indietro, come l'ho detto poco fa, è stata una stagione bellissima, sia per tutte le partite che abbiamo fatto, la crescita, i traguardi che abbiamo raggiunto, come la Coppa Italia, e adesso la testa di questa classifica, e adesso cerchiamo di chiudere il percorso con l'obiettivo di sarebbe questa possibile promozione. Ecco, tu come ti senti? Sei carico? Sei pronto per questi playoff con 3 reti di nuovo, Grottaglie e Reggio Calabria? Sì, vabbè, carico quello sempre, su ogni allenamento, ogni partita, tutto. È un po' stanco giustamente, perché questa stagione è stata veramente lunga, facendo Coppa Italia, allenamenti nei periodi di riposo, e la finale Coppa Italia e tutto, non abbiamo avuto un attimino di stop. Però visto che ormai abbiamo fatto tutta la corsa, cerchiamo di fare l'ultimo sprint che sarebbe questa Serie A. Comunque c'è tempo per recuperare anche le energie fisiche, dai. Sì, sì, sì. Adesso dopo questa partita un buon riposo e testa alla prima dei playoff contro Grottaglie, che non sarà una partita semplice. Chiudiamo parlando di futsal, di Serie A2, con il team manager del circolo La Nebbia Cus Molise, Nicola Delisio, che analizza lo stop con Capurso. Ancora Francesco Presutti. Nicola, davvero un peccato, un larghissimo vantaggio e poi addirittura la sconfitta. Sì, peccato davvero.
abbiamo fatto un grande primo tempo, devo essere sincero, i ragazzi hanno messo il cuore il primo tempo, è stato bellissimo. Poi da quando abbiamo subito il primo gol, insomma, ho visto una squadra un po' più paurosa, quindi probabilmente un po' impauriti, la paura di prendere altri gol, e purtroppo quando giochi con un po' la paura addosso si rischia e abbiamo perso. Quindi non è un fatto fisico, un calo fisico nel secondo tempo? Secondo te è più un calo mentale? Sì, sicuramente. Magari sì, ci poteva stare anche un po' il calo fisico, però voglio dire, da 3-0 perdere 4-3 è proprio... È brutto, ma è brutto perché la squadra si è sciolta e anche se devo essere sincero, forse se sfruttiamo qualche occasione in più perché ce ne siamo mangiati di gol anche sul 3-0. Ora diventa tutto molto complicato. Sicuramente, però c'è ancora la possibilità, andiamo a capusto per fare la nostra partita e mai dire mai, nello sport, nel calcio non si può mai dire a priori se perdiamo. Un'analisi però, visto che qui finisce il campionato in casa quest'anno del Circolo La Nebbia, sia tra le mura amiche che fuori, sempre negli ultimi minuti o addirittura negli ultimi secondi ci sono state prestazioni negative. È così, oggi è lo specchio della nostra stagione. Purtroppo sempre nel finale perdiamo, vuol dire che c'è una debolezza mentale, cioè, i ragazzi sono giovani, sono tutti giovani, quindi probabilmente non riescono a tenere la concentrazione fino all'ultimo. Purtroppo è un dato di fatto, oggi l'abbiamo dimostrato un'altra volta. Bene, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.